E ripartiamo così, per ingentilire un po' anche l'animo, e so che le signore i fiori piacciono tantissimo, e non posso mancare allora la Anna di Bergamo che come l'anno scorso ci manda la foto della sua bougainville che ogni anno diventa sempre più voluminosa, che un po' bisognerà cambiare ca', comunque davvero sono belle compagnie anche queste. E la Nadia non aveva tanto spazio in casa, però dice che anche messi fuori sul balcone si danno da fare e li vedete e sono tantissimi e ben colorati qui in via Moroni, ma in via Moroni pare che il papavero si trovi bene, quindi in mezzo al cemento la sua piccola radice, la tenacia e tutto il resto hanno costruito questo regalo ai cittadini. E ha fatto la piccola gioia del Maurizio Mandelli di Cassano d'Adda nella sua gita sul Misma con queste roselline selvatiche domenica scorsa, e sono le classiche roselline che sfioriscono alla svelta, però da lì usciranno le bacche del grattacul, della rosa canina, che viene anche molto usata da chi se ne intende a scopo farmaceutico. Vediamo i fiori coloratissimi che non sono altro che la genziana crociata della Nicoletta Cremaschi trovata sul canto basso. Oppure questo Aruncus, che molto più amorevolmente si chiama Barba di Capra, che l'ha visto la Paola Mazza nei boschi sopra Entratico, davvero sembra un disegno più che un fiore. E il Gianni e la Rosi di Nembro mi mandano una foto per volta, però ogni volta argod è puntato, quindi sul Podona, Giglio di San Giovanni, precisissimo, e ce ne sono in giro tanti, e sono belli sempre da incontrare. E vi metto adesso invece la ricerca della Daphne odorosa sul Monte Dinese che ha fatto la Yasmina Zombic, e dal nome e dal cognome non è sicuramente bergamasca, anzi abbiamo un po' così sorriso perché io l'avevo chiamato Jasmina alla francese, invece è da dire come Juventus, quindi Yasmina. E torniamo quindi a vedere il panorama che si vede da sopra il Monte Dinese guardando verso la Val Brembana e poi la sua ricerca. Adesso non so se l'ha trovata, è proprio questa, la Daphne odorosa, ma io vi passo il piacere dei fiori che mi ha mandato e con questo saluto e rivedo volentieri la Yasmina per questo contributo che ogni tanto mi manda, anche lei col Giglio di San Giovanni. La nostra Paola Mazza non cerca solo i fiori in Val Cavallina, ma l'anda anche in Sita Olta, deve essere stata sull'orto botanico con questa Hortensia Snow Queen, cioè regina della neve, oppure questa che sarà francese, la Mauvette, penso che dipenda dal colore o dalla forma, o la Hydrangea Blu, spere del Lejeune. Comunque la Paola Mazza era in un posto ben preciso, era nella zona della Rocca in Città Alta, e vedete che scorci belli e freschi e verdi ci sono anche vicino alla città. Questa è un'occhiata verso i campanili della Città Alta visti dalla Rocca, e queste che sono loro, la Paola, la Marcellina e la Isabella in Piazza Vecchia a disturbare i turisti. E finiamo con questo grande albero che è sulla costa del Palio in Valmana, in cima alla Valle Imagna, a 1295 metri, questo grandissimo faggio che è un gigante della sua specie come altri di questa zona. Me lo manda il Pasquale di Torre Boldone. Sono un po' saltate alcune foto che mi aveva mandato, ma penso che avrà altre occasioni per mandarmi foto di gite. E dopo i fiori torniamo però adesso regolarmente in montagna perché le gite sono tante, quindi vado un po' in zona fuori Orobie Nostrane e col Franco lo Stefano Nava di Longuelo sono al Monte Legnone, che è quella alta montagna, la più alta delle Orobie occidentali, più alta ancora del Tre Signori, che comanda sopra Colico in cima al lago di Como. Qui vedete il Franco e lo Stefano con l'inseparabile Luna che abbiamo visto all'inizio, compagna delle loro gite. Ho conosciuto anche il Franco alla serata che abbiamo fatto a Longuelo, e l'Occhiata Lunga che si butta da 2600 e passa metri verso il lago di Como. C'era, non so se era lo stesso giorno, sabato scorso, anche Ricky Testa di Pognano. Lui forse è partito quell'attimo prima, con i cieli coloratissimi della Valsassina, partendo da Pagnona in Val Varrone. E questo è l'arrivo in vetta con le nuvole che sono arrivate un momentino dopo di lui, guardando verso l'abbazia di Piona. E vediamo anche un'immagine di quella famosa strada militare della linea Cadorna, costruita proprio su questo pendio ripidissimo per far salire cose a ruote e tutto il resto. E la strada militare comunque è ancora ben conservata e mi dice che c'è anche uno stadio che vedete che è quasi tutto esaurito all'Alpe Campo, tutto pronto, spalti tracolmi per la partita, e quasi per cominciare. Ma la partita è solo questa, praticamente tutti al lavoro in Valsassina, Fienagione a Pagnona e le capre osservano e stanno all'ombra. E vi porto adesso invece un po' più vicino a noi, siamo nella zona del lago Pescegallo,
col Gianni Toscano di Gorle, che ha raggiunto questo laghetto un paio d'ore di cammino dalla vecchia cantoniera di Casan Marco, è tutto in versante valtellinese, da lì scende l'acqua alle dighe di Gerola e ci manda anche una foto col custode. Ovviamente il custode è riconoscibile perché la linea che ha i spadrillas, loro hanno sugli scarponcini, e questo è il vecchio pluviometro ben verniciato, che avevo dei dubbi già in Toscana, ma di solito misurano bene anche quelli lì piuttosto tozzi, perché sono fatti comunque a regola d'arte. Un saluto anche all'amico Mario. E invece dal Franco di Bottanuco la loro gita sul Pizzo Zerna in cima alla Val Sambuzza di Carona con gli amici della marcia di Bottanuco, il disgrazia inconfondibile pieno di neve. Vedete anche il Bernina, per chi non fosse pratico ve lo indico, qui c'è la Marco Erosa, tutta la zona che comanda sopra la Val Malenco, e la giornata era spettacolare, permette di vedere anche i piccoli laghetti vicino al Passo di Pulino e i laghi di Coldirola, che sono questi, più quello grande di Val Sambuzza. Sosta abituale per tutti, qui sono il Roberto, il Franco e il Giovanni al bivacco Pedrinelli, e un'occhiata ai tanti ospiti della zona, e vedete che non va mai a cercare i posti più comodi questo stambecco. E invece gita in Val Sanguigno per l'Alessio Vigani, è una valle che è ancora poco frequentata perché è anche abbastanza lunga, ma mi dice che merita e la suggerisco ben volentieri. Ma la sua meta era il Pizzo Pradella sul confine col Passo di Aviasco, quindi tra Val Brembana, Val Goglio e Val Seriana, e vedete che se si chiama Lago Gelato a 2400 e passa metri, un motivo c'è, perché qui trovate alle volte ghiaccio anche il mese di agosto nelle annate migliori. Comunque ancora molta neve sui versanti nord in quota, con panoramica verso i laghi di Valgoglio, e un'occhiata molto bella al Pizzo Salina lì sotto e al piccolo lago Gelt o lago Neve, non so come lo chiamano, che è questo che si sgelerà anche lui probabilmente fra 2 o 3 settimane. E salutiamo il Dino, l'Alfredo e la Rosa di Alzano nella loro gita infrasettimanale qui al Passo di Portula, con neve ancora fresca, saliti da Ripa di Gromo, e ne approfittiamo per presentare questa bellissima scultura fatta nella roccia tradizionale, e chi l'ha fatta c'ha la manina di sicuro, con una dedica appunto alla pace nel mondo, e posto migliore che non una montagna per portarlo non ce n'è, davvero molto bella. E saluto il Gianmario di Ambria, qui con i suoi amici, salito al Monte Farno e poi di ritorno fino al rifugio dei Laghi Gemelli, con piccole sorprese, ad esempio questi primi cuscinetti che stanno uscendo nella zona, non gli so però dare un nome. E lo stesso cuscinetto che forse hanno visto in Arera, sul Sentiero dei Fiori, il gruppo Lombardoni e gli amici che sono venuti da Calcinate, che qui vedete a rinfrescare i piedi sulla neve. Questo è il Sentiero dei Fiori che ci propongono. E lungo il Sentiero dei Fiori si possono trovare anche qui sorprese, l'abbiamo già vista sulla Presolana, però una lumaca nera con un guscio mimetico. Va detto una cosa, che il Sentiero dei Fiori viene di solito frequentato nelle prime 2 settimane di luglio, dipende un po' da come va la stagione, dipende in particolare dai temporali, perché basta una furiosa grandinata o un temporale per distruggere anche le cose che sono arrivate le settimane precedenti. Bisogna avere un po' di fortuna. E lasciamo le cose però adesso della Val Brembana, mia finita, anche tutta la Seriana. Allora, cominciamo con una gita dell'altra settimana, con l'ultima spruzzata di neve, e quindi è già di un 10 giorni fa, della Lisa, che ci manda scorci un po' preoccupati tra il Curò e il Barbellino fino al lago naturale, in direzione delle Torena sullo sfondo. E vedete che la neve era arrivata di nuovo fin verso i 2008-3000 metri, ma era l'ultima sua apparizione. Dopo di allora tutto è andato a sciogliersi, quindi il Dario, che è andato su questo piccolo iceberg parzialmente ghiacciato, ci è andato con lui, che è Chuck, che non ha problemi a finire anche in acqua eventualmente. Qui lo vedete sul sentiero, e poi hanno anche leggermente scollinato, mi pare nella Valle del Trobbio, per mandarci una vista poco comune del ghiacciaio del Gleno, perlomeno il poco che è rimasto, nella sua discesa proprio dalle cime, uno dei pochissimi ghiacciai delle nostre orobie. Salutiamo i due compagni di gita, che poi sono tornati sempre per lo stesso itinerario. Un saluto al Dario per le foto.
Le ultime che arrivano dalla Val Seriana invece riguardano la salita di domenica scorsa al Re Castello dal Canalone Nord, che è molto frequentato in questa stagione perché permette di salire con neve e ghiaccio e quindi è un po' impegnativo ma anche più affascinante. Da Giovanni Carrara, il loro arrivo in vetta già alle 9 dal Canale Nord, e un saluto alla sua compagna di gita, e lo facciamo su questa immagine che magari il mio regista farà scorrere per darvi un po' un'idea di quello che è un po' tutto lo scenario che si gode da questa cima sui 2800 metri di fianco al Tre Confini, ma che comanda un po' tutti i giganti delle Orobie. Basta montagne, basta crap, che so che io ogni tanto incontro i madini, oh no, basta crap, sur god pianura, ok, vabbè, vi metto qualcosa come chiamo io di vario. E di vario ci sono le tante cose che si fanno in questa stagione. Salutiamo i ragazzi della Valtaleggio che hanno vinto un torneo di calcio che si è svolto l'altra domenica a San Bartolomeo, mi pare che sia una frazione nei pressi di Vedeseta. E la Alice Paris di Villonga invece ci teneva a farci conoscere Luna, che è questa cavallina su cui ha imparato piano piano a cavalcare. Salutiamo anche il Fabio Di Peia, nostro fotografo, che qui mi pare fosse in gita col centro di formazione professionale di Albino, un 5 giorni in Abruzzo e in Arafai de Tocicolur, guardando le cere. I bersaglieri della sezione di calcinate invece erano domenica scorsa al raduno nazionale di Latina e ci mandano questa loro fotografia. Salutiamo anche la festa fatta il 2 di giugno, arrivato un po' in ritardo, me la manda il Pietro Frassoni di Pontida, della festa che ogni anno gli alpini tengono alla chiesetta del Linzone, e questa era una foto durante la messa che si è svolta. E loro sono arrivati in cima al Passo dello Stelvio, ma non credo che le bici siano le loro, perché sono 7 amici motociclisti, mi dicono, del lago di Iseo, che hanno attraversato il passo dove era appena nevicato, però io mi andassi in bici. E ci tengono a dire che loro di Azzonica sono arrivati i primi classificati a un torneo di boccette, e beh, insomma, gli hobby e le passioni sono sempre impagabili. Salutiamo anche loro che, sudando e sbuffando, sono arrivati al Rifugio Calvi partendo da Carona Paese domenica 3 giugno con un tempo poco felice, però i Gregnali stessi, quindi salutiamo questi tre amici della mountain bike. Come pure i giovani del 42 di Bonate Sopra, che col Gianni Rottoli sono stati in Piemonte, in Val Susa, alla Sacra di San Michele che vedete dietro sullo sfondo. Quindi gita di classe e foto di classe da Gianni Rottoli con questa occhiata in fondo alla Valle di Susa, è la zona dove litigano con i Notavex, per farvi capire, e sullo sfondo vedete l'abitato di Torino lontano verso la pianura. Invece i pensionati di Vadanica, gita a Pisa in una giornata caldissima, ma non mi hanno spiegato il perché del fazzoletto giallo, almeno potevo commentarlo, però li lascio qualche secondo in più. E visto che faceva caldo domenica scorsa, hanno svolto la terza pinneggiata dell'Adda, e qui durante una passeggiata sul parco dell'Adda li ha accattati la Marcella di Bruntino, che poi ha fotografato anche il bistrò di arrivo qui dell'associazione Dive Time di Merate, è una cosa simpaticissima. Invece si è già svolto, ma mi mandano le foto adesso, il Palio delle Contrade 2012 di Sima R di Almeno San Salvatore. Qui li vedete un po' allungati perché le riada di sé, questa invece la vedete un po' più giusta nel televisore, e era una pesca al tesoro, dove a caccia al tesoro dovevano trovare 10 uomini vestiti e truccati con lo smalto, a dire in che stato. Vabbè. Qualche avviso utile ancora per la domenica. Allora, partiamo con quelli della Valle Imagna, che a Corna Imagna non potevano fare che Corna e Magna, quindi gita e escursione in mezzo camminata alle cose delizie tipiche della Valle Imagna. Mentre invece a Sarnico c'è la manifestazione podistica, 39esima edizione della Sarneghera, che non è quella bufera che sale dalla pianura, ma è una corsa che si svolge attorno al lago. E giornata del volontario da Zano San Paolo, con manifestazioni per piccoli e merenda per tutti nel corso della giornata, e gita invece guidata alla Malgalunga sopra la Sparavera in Val Gandino, vicino al nuovo rifugio rimesso a posto da poco tempo, il Museo della Resistenza Bergamasca. E a Cavernago oggi, cioè domenica 24, vi porteranno a vedere in piazza i vecchi giochi di un tempo, il Pirlì, i Cicche, un po' anche cose che magari anch'io non ho fatto tempo a conoscere. Penso che ne valga la pena di andare a Cavernago a vedere i giochi di una volta.
E se vi piacciono le mucche, se vi piace il taece strachì e le formai de mute, e se vi piacciono i pascoli, vi piace la bella stagione e avete voglia di fare due passi, si parte da Volasio appena sopra Vedeseta e si va a vedere sul posto come si fa tutto questo nei pascoli, come lavorano gli alpeggiatori. Tutto questo nel comune di Vedeseta. Mentre il mulino di Baresi, siamo verso la chiusura, propone diverse iniziative legate alla sua struttura. Si inizia domenica prossima, ma i dettagli, qui la locandina è un po' fitta, li troverete sul posto, ma loro aprono già domenica, domani 24 di giugno. I polettini. Allora, voglio chiudere la puntata di stasera con i miei amici polettini. Voi sapete che io li metto ogni tanto, vanno in montagna con il loro nonno, con il loro papà. Non sono diversi dagli altri bimbi, solo che hanno avuto delle opportunità migliori a mio giudizio. Li ho anche conosciuti e quindi vi propongo col mio modesto commento la loro gita al Grem di qualche giorno fa. E sono partiti i polettini la mattina presto, è il comodo sentiero 223 che attraversa il fianco ovest del Grem, e poi una pietraia con qualche apprensione, ma sempre con i racchettine, prima di arrivare sul versante sud, che come vedete è pochi alberi ma molti fiori. E poi si sale lungo questo pendio alla baita alta di Grem, qui scendono con gli sci d'inverno, però vedere la prima volta i polettini, l'alba in sta maniera, insomma, crea un po' di stupore e di meraviglia, come giusto che sia. E è giusto anche disturbare un po' i girini perché la tentazione è troppo forte, i bambini lo fanno sempre. E quando il sole picchia forte c'è bisogno anche di bere un po' perché si suda, quindi c'è bisogno di reintegrare. Arrivava anche qualche nuvoletta, però la vetta ormai era nei pressi, quindi hanno allungato il passo perché mi pare che il nonno fosse già andato davanti e quindi qui lo scatto felino che arrivava primo in cima, ovviamente sarà arrivato il giovannino perché era messo il zaino, però il Pietro e il Davide probabilmente sono arrivati insieme. Quindi gli facciamo una foto a tutte tre assieme, foto di diritto sull'altare, accompagnandoli anche nella discesa. Questa è la sella che riporta verso la cima Foppazzi. Li vedete tutti sempre belli motivati accanto ai segnasentieri, aiutati anche dal loro nonno e dal papà. E l'arrivo vicino al bivacco Mistri, e poi l'ultima foto mi dicono il rientro a valle, sempre un po' malinconico, vale anche per i più grandi e vale anche per i polettini. Ma non sono finite le sorprese per i polettini, perché la Valentina Guizzetti di Sale Marasino, in quel di Caorle, ho messo l'accento giusto, ha tre nipotine e mi dice: metti sempre i polettini, metti anche le mie guizzettine. Allora, qui vedete tre guizzettine che vivono in provincia di Venezia. Magari quando sarà grande gli fa conoscere ai polettini, magari si sposano tra di loro. Si scherza, è una battuta. È tutto, una buona serata a voi, vi auguro un buon weekend, speriamo buona Italia. Ecco, chi ci vede si ricordi che siamo replicati anche durante l'intervallo della partita dell'Italia con l'Inghilterra, quindi potete vederci anche domenica sera alle 21:30. E per il resto appuntamento fra una settimana.